Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento culturale organizzato dal Circolo di Lettura Cannara, un appuntamento particolarmente sentito e voluto proprio perché cade in un momento fondamentale, no, della storia del nostro paese e vorrei dire dell'intera umanità, la giornata della memoria. Un momento che per il Circolo di Lettura è stato sempre al centro di qualunque dei nostri progetti perché crediamo che alla memoria vada dedicato quello spazio e quel tempo che spesso gli è stato negato nel corso degli anni. Oggi, come è un po' nelle nostre corde, presenteremo un libro, ma non si tratterà di un romanzo o di un saggio, come accade solitamente. Oggi decidiamo di presentare una biografia, quindi una storia vera, per raccontare la verità storica di un uomo straordinario, un nostro conterraneo, si chiamava Tullio Ciotti, e a raccontare la sua storia è il figlio, Luigino Ciotti, che ha voluto che la storia del papà divenisse un po', diciamo, il simbolo della storia di tanti altri giovani che nel 1943 avevano 19 anni, quindi vennero chiamati alle armi e vissero sulla propria pelle la storia della deportazione, della deprivazione, la storia dei lager. Prima di lasciare la parola a Luigino, mi piace mostrarvi la copertina del libro, eccola qui, I campi di Tullio. La storia di un internato militare italiano. Si tratta di una biografia scritta a quattro mani dallo stesso Luigino, figlio di Tullio, e da Dino Renato Nardelli, edita da Era Nuova. È un libro toccante, significativo, che diciamo, sicuramente arriverà al cuore di tutti coloro che oggi decideranno di seguirci. Ma non aggiungo altro, non voglio togliere spazio e tempo, voglio che il racconto di Tullio, di questo papà straordinario, venga fatto dalla viva voce di suo figlio, da Luigino Ciotti. È proprio a lui che lascio la parola. Luigino, benvenuto. Ti mando un abbraccio grandissimo da parte di tutti i lettori e le lettrici del Intanto Circolo. grazie, grazie mille per l'invito. Quindi ringrazio voi del Circolo di Lettura di Cannara, anche perché a me è una città cara, Cannara. Vi ho lavorato 13 anni in comune, quindi è un ricordo graditissimo tra il 1982 e il 1995. E poi perché mi fate un'intervista, mi fate parlare del libro di mio padre, il giorno in cui c'è un'importante cerimonia, c'è stata questa mattina. A mio padre questa mattina in prefettura è stata consegnata la medaglia d'onore e quindi capite che è un avvenimento estremamente importante. È una legge istituita nel 2006 in cui agli internati militari italiani viene concessa, sulla base di una verifica della documentazione, ad alcuni viene consegnata la medaglia d'onore. E papà è tra i 13 umbri che in provincia di Perugia questa mattina è stata assegnata appunto la medaglia d'onore dalla Presidenza della Repubblica tramite la Prefettura. E per quanto riguarda il libro, il libro nasce sulla base di un'intervista che io feci a mio padre nel 2009, 2 anni prima che lui morisse. Mio padre, classe 1924, e fu chiamato alle armi il 9 giugno del 1943. Dopo appena 3 mesi, l'8 settembre, il giorno dell'armistizio, fu immediatamente catturato dai tedeschi. Mio padre stava a Roma, la Cecchignola, e l'hanno deportato in Germania dopo un viaggio di 6 giorni e 5 notti senza cibo, sostanzialmente, in un carro merci di bestiame. Questa era la situazione, come i tedeschi trattavano i nostri militari, e fu trasferito in diverse località. La prima fu Kurtwitz, dove mio padre lavorò in uno zuccherificio. Successivamente andò a Strekren e poi a Sagan e a Gorlitz, dove lavorò in particolare in una fabbrica di carri armati e autoblinde. Questo percorso è durato 18 mesi. Poi, con una lunga camminata, perché ci misero oltre un mese per ritornare a casa, e riuscì a tornare il 9 giugno, la coincidenza, 9 giugno, il giorno della partenza per il militare, il 9 giugno del 1945, però 2 anni dopo, il giorno di ritorno a Passaggio di Bettona, che è il paese natale. Allora, mio padre è stato un IMI, quindi un internato militare italiano, definizione inventata da Hitler
che in questa maniera bypassò la Convenzione di Ginevra, che aveva fatto un preciso regolamento rispetto ai prigionieri di guerra. Quindi Hitler non trattò i militari italiani da prigionieri di guerra, ma da immi. Che cosa voleva dire? Intanto che li sfruttò come manodopera schiavizzata, facendoli lavorare 12 ore al giorno. Normalmente i prigionieri di guerra non lavorano, invece a Hitler e ai tedeschi serviva la manodopera per poter mandare avanti le fabbriche e i campi, ovviamente per reggere lo scontro bellico. Poi normalmente non avevano corrispondenza, quindi mia nonna per 18 mesi non ha saputo se mio padre era vivo, dove stava, come stava, in quali condizioni, mentre la Convenzione di Ginevra garantiva la comunicazione tramite la Croce Rossa Internazionale. Ecco, queste sono due delle diverse condizioni, insomma, tra essere riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra e essere applicata la Convenzione di Ginevra ai prigionieri di guerra, e invece il trattamento degli IMI. E gli IMI italiani furono 650.000, cioè ne furono portati 650.000 in Germania, e quasi 50.000 ci lasciarono le penne, morirono per fame, malattie e stenti. Quindi un dramma generazionale, un dramma storico, ed è per questo che noi lo dobbiamo ricordare. Il giorno della memoria, non a caso, non è solo il ricordo degli ebrei e dell'olocausto, ma è anche il ricordo degli internati militari, degli IMI, eccetera. Non a caso, appunto, le medaglie sono state consegnate in questo giorno. Questa è, diciamo, brevemente la storia di mio padre, che è la storia però del nostro paese, e papà rappresenta appunto la storia di tanti. Allora, io che sto facendo una ricerca sui militari di Assisi che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, andando a ricercare l'archivio di Stato di Spoleto, dove ci sono i fogli matricolari dei militari di quest'area, dello Spoletino, Folignate, compreso a Cannate, cioè, ho trovato 280 persone di Assisi che, come mio padre, sono stati degli IMI. E quindi il libro è rivolto a tutti loro. Ovviamente io ho parlato della storia di mio padre perché la conosco, perché appunto ce l'ho in quella intervista in cui la racconta lui stesso, l'ho trascritta con documentazione storica insieme al professor Nardelli, però è la storia di tanti altri, quindi in tante famiglie si possono ritrovare. Il dramma è che queste storie non sono conosciute e non sono socializzate, quindi non sono diventate patrimonio storico collettivo del nostro paese e dei nostri cittadini. È caduto un velo di silenzio subito dopo la guerra, anzi spesso gli IMI venivano anche guardati male, non venivano capiti, venivano ignorati e a volte non creduti nemmeno sui loro drammatici racconti di quello che loro avevano passato nei campi di concentramento. E scrivere un libro su questo è ricordare invece che è storia vera, purtroppo, drammatica, inaccettabile, disumana, perché disumana è la guerra e disumana è quel metodo di prigionia, no? E quindi il tentativo è quello di far riflettere le nuove generazioni, anzi intanto fornirgli degli strumenti di conoscenza, poi farli riflettere affinché quelle cose non succedano più. Nel libro c'è una frase di Liliana Segre che io ho messo appositamente affinché queste cose non ricapitino più, insomma, perché c'è il rischio, purtroppo, come vediamo in alcune aree del mondo, che cose similari, se non identiche, però stanno succedendo ancora oggi. Ecco, quindi la riflessione serve a cambiare la realtà, a viverla diversamente. E questo, insomma, è quello che io ho cercato di fare nello scrivere questo libro, che vorrei proseguire, come sto facendo questa sera con voi, cioè andare in qualche scuola a raccontarla e ovviamente anche presentarlo. Avevo già l'occasione di presentare il libro in svariate località, ovviamente il Covid non me l'ha permesso. Spero che, finita questa fase, questo sia possibile. E mi ha permesso anche di relazionarmi con tante famiglie del posto, in questo caso di Assisi, che hanno vissuto questa tragedia, e ho visto quanto erano interessate a ricordare i loro genitori, proprio perché non se ne parla mai, nemmeno tra loro, tra i parenti, insomma, di queste storie. E invece ha un senso, e torno a dirlo, ha un senso metterli insieme, costruire una rete tra i familiari degli IMI, ma non solo,
ma anche con le istituzioni, quindi con gli enti locali, con le scuole, eccetera, affinché in qualche maniera nasca un dibattito. La storiografia finalmente una ventina d'anni fa ha ripreso questo tema e oggi ci sono alcune pubblicazioni interessanti da questo punto di vista, da Marco Avagliano e Palmieri alla Pascale, alla Silvia Pascale, insomma ci sono diverse cose interessanti, perché tra l'altro non furono molte le pubblicazioni del tempo e io ne ricordo una in particolare, quella di Alessandro Natta, che fu il segretario del Partito Comunista alla fine del percorso di questo partito, che fu un IMI e scrisse un libro nel 1954, ma questo libro gli fu rifiutato allora dalle case editrici e fu invece pubblicato solamente nel 1996, tantissimi anni dopo. È emblematico della condizione degli IMI, del modo di vedere gli IMI, insomma, per motivi diversi che variavano a secondo le posizioni politiche, eccetera. Ma insomma, una storia ignorata di una cosa che è importante per due profondi motivi, insomma. È la storia di una resistenza disarmata, no? Che è diversa da quella armata ovviamente dei partigiani, e che è un elemento importante. L'altro elemento importante è che gli IMI rappresentano un'opposizione che però diciamo ha contribuito a far crollare il fascismo, perché agli IMI in Germania nei campi di concentramento veniva sottoposto un modulo da firmare per ritornare in Italia, però ovviamente aderendo alla Repubblica di Salò. Ecco, il 90% dei militari italiani che stavano nei campi di concentramento rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò. E ovviamente se una massa così consistente, la quasi totalità degli italiani, rifiutava il fascismo in maniera chiara, no? Non aderendo alla Repubblica di Salò, questo significava politicamente che non c'era più il consenso e quindi una condizione psicologica per cui lo stesso fascismo si rese conto che era la frutta, che era la fine. Qualsiasi regime, se non ha il consenso del popolo, è chiaro che prima o poi crolla, per quanto magari con la violenza può aver dominato. Scusa Luigino, mi viene da farti, cioè tu hai parlato di riflessione, no? È importante fare, quindi riflettere su tutto questo. A me viene anche un'altra riflessione che vorrei condividere con te e sentire la tua opinione. Io ho avuto la fortuna, diciamo, di vedere il video dell'intervista che tu hai fatto a tuo padre, e quello che ho notato è che lui comunque quando racconta la sua storia lo fa sempre con un gran sorriso. Come dici tu, le parla come se non fosse poi nemmeno arrabbiato per quello che è successo e per quello, insomma, che ha dovuto subire. E questo probabilmente perché lui comunque in questi 18 mesi di prigionia, lui ha trovato la solidarietà, l'amicizia, ha trovato persone che l'hanno aiutato a superare questo periodo molto duro, persone che l'hanno aiutato anche nel procurarsi il cibo, nel superare in questi momenti difficili anche della malattia, lo hanno aiutato a ritornare anche a casa. Quindi lui dice sempre ha trovato una grande solidarietà e l'ha trovata in tutte le persone, perché poi lui dice il brutto c'è ovunque, no? Non è una questione di razza o di paese. E quello che dice poi che in questo momento lui non ritrova più questa solidarietà, questa amicizia, questa fraternità che c'era una volta, e lo dice con un po' di malinconia. Permettimi la battuta, noi ancora continuiamo a chiamarci compagni e compagne, ma probabilmente nemmeno riconosciamo più il significato di questa parola. Quindi ti chiederei, proprio in questa giornata dove è importante quindi ricordare, non dimenticare, una riflessione anche su questo, su questa mancanza di solidarietà, di amicizia, che invece anche ricordare la memoria dovrebbe, insomma, rinforzare. Sì Paola, questo è vero. Papà dimostra in quel video, insomma, in cui parla lui con il dialetto, eccetera, no, le sue opinioni, le sue idee. È vero che lui lo fa con un sorriso, perché in qualche maniera lui è uno dei pochi che ha superato il trauma della guerra, perché buona parte degli IMI poi anche alle proprie famiglie non ricordavano gli episodi, no, della loro vita vissuta nei campi. È stata una tragedia che volevano dimenticare e quindi non ne parlavano.
Papà non fu uno di questi, fu uno dei pochi invece a cui piaceva raccontare la sua storia e quindi credo che avesse superato quel trauma. E papà cita in particolare in quella intervista due episodi di grande solidarietà. Uno che è stato salvato, lui dice, da Enrico Cotozzolo di Rivotorto d'Assisi, quindi un conterraneo, una persona che abitava a pochi chilometri, che lo medicò dopo una difficile operazione ad un orecchio all'ospedale di Strecaren, che è la seconda tappa che mio padre ha fatto, lo medicò per tanti giorni e quindi gli evitò, lui dice, di morire. Insomma, io non so esattamente ovviamente le condizioni, non ho un referto medico per poter giudicare. E lui ha mantenuto un rapporto di amicizia, perché poi entrambi praticamente abitavano a Santa Maria degli Angeli. Mio padre è tornato dalla guerra e dopo essere stato emigrato in Belgio per quasi 5 anni, dove ha fatto il minatore, lui è venuto ad abitare a Santa Maria degli Angeli, dove è rimasto fino alla sua morte nel 2011. E Enrico Cotozzolo praticamente abitava a Santa Maria degli Angeli anche lui, quindi si vedevano ogni tanto e raccontavano un po' queste cose tra di loro. Tra l'altro Enrico Cotozzolo è morto recentemente a 98 anni, quindi. E l'altro episodio in cui credo che lui, papà, insomma, cita la solidarietà, anzi ce ne sono due, una anche con un tedesco, la solidarietà, perché quella cosa che tu dicevi si riferisce a il suo capetto di lavoro, che era un anziano operaio tedesco, che lo redarguiva sempre quando passavano le guardie all'interno della fabbrica dove facevano lavori di manutenzione. Ma appena le guardie erano passate, questo anziano tedesco dava a mio padre il suo panino e glielo dava, perché lui, siccome aveva un figlio in guerra, non voleva che anche a suo figlio mancasse il cibo come mancava a mio padre. Quindi è una forma di solidarietà. È lì, in quel caso, che papà dice in dialetto, ma che secondo me è molto eloquente, il tristo e il buono se trovano da ogni parte. Ecco, per dire che non tutti i tedeschi erano nazisti, tanto per capirci, insomma. Ecco. E l'altro episodio di solidarietà è riferito al suo ritorno. Papà dice che è riuscito a ritornare in Italia perché nel suo gruppo di prigionieri lui è fuggito dal campo, era stato liberato dai russi, lì in quella zona erano arrivati i russi, era la Slesia, parliamo della Slesia che oggi è Polonia come area geografica, tanto per capirci, e loro si sono messi in cammino per ritornare in Italia grazie alla guida di un tenente di Como, papà lo definisce così, molto intelligente, papà dice, che conosceva ben 4 lingue, tedesco, italiano, francese e inglese, quindi molto colto per il tempo, insomma, quando anche a seguito di questa ricerca storica vi posso dire che quasi tutti coloro che sono andati in guerra nei fogli matricolari risultano contadini, invece questo ragazzo di Como aveva studiato evidentemente e aveva anche delle mappe geografiche, e grazie a queste mappe geografiche riusciva a costruirsi i percorsi giornalieri, le tappe che loro dovevano percorrere per riuscire a tornare in Italia. E papà dice: io ho seguito questo tenentino e sono riuscito a tornare a casa. Ma del suo gruppo composto da 26 persone in Italia, almeno di cui a conoscenza papà, cioè nel gruppo che è ritornato, ne furono solamente 12. Molto probabile che molti degli altri siano morti lungo il tragitto, proprio per ricordare la drammaticità della guerra. Sì, papà dice c'era solidarietà, ma anche nella gioventù dell'ora, del tempo, cioè sia prima della guerra e immediatamente dopo la guerra. Papà usa un'altra espressione, parla di fratellanza, che non si trova più oggi, perché oggi il Dio quattrino, come dice lui, insomma, ha superato qualsiasi richiesta di idealità, di amicizia, che si fa tutto per il denaro, quindi la logica del profitto e dell'interesse, che è superiore a qualsiasi valore morale, ideale, eccetera. E quindi lui, diciamo, da questo punto di vista molto rammarico rispetto agli anni di gioventù, dove pur nella povertà, pur nelle difficoltà, però scattavano questi elementi di grande solidarietà. Ciao Luigino, grazie intanto
per aver accettato l'invito del circolo di lettura in questa giornata così importante per noi. E la mia domanda è abbastanza diretta, nel senso, noi ci conosciamo da tanto tempo, io conosco il tuo impegno, anche politico, anche in altri settori della vita sociale. La mia domanda è questa. Siccome per esempio per me mio padre ha avuto un'influenza fondamentale in alcune scelte di vita, l'esperienza di tuo padre, se e quanto ha influito nelle tue scelte politiche, nelle tue scelte di vita, nelle tue scelte di impegno per il sociale, perché quella che tu porti è un'eredità molto grande di una persona che ha diciamo passato una parte importante della sua vita, la parte della gioventù, quella che doveva essere più spensierata, non solo in guerra ma addirittura prigioniero in un campo di concentramento che è ben esistito, a differenza di quanto magari i vari negazionismi ora tendono a portare avanti. Sì, grazie Giovanna, sì, ci conosciamo da tanto tempo, tu eri assessore quando io lavoravo al comune di Cannara, quindi poi sei diventata sindaco, fortunatamente, buon per te insomma, e quindi ci conosciamo da tantissimi anni. Sicuramente ha inciso, papà non è stato l'unico elemento della mia formazione politica, in questo mi ha aiutato molto la scuola, alcune persone che ho conosciuto, alcuni insegnanti eccetera, insomma le letture che ho fatto, però di papà sicuramente ho ereditato una cosa, l'antifascismo, su questo non c'è ombra di dubbio, perché papà dice insomma, che i fascisti non li poteva vedere ed era ovvio e scontato rispetto alla sua esperienza. Anzi, vi posso dire anche una cosa in più. Quando lui vedeva in televisione film di guerra dai quali era attratto, però si arrabbiava moltissimo, mi verrebbe da usare un'altra espressione che capite perfettamente, insomma, si arrabbiava moltissimo e addirittura diventava rosso in viso. Quindi quando vedeva nazisti e fascisti gli scattava questo meccanismo psicologico, ma anche fisico, diventava rosso e cominciava a dire parolacce. Quindi questa situazione, avendola vissuta in famiglia, è chiaro che per me è stato un grimaldello per farmi capire che cosa voleva dire quella ideologia, che cosa è stata quella pratica politica, insomma, no? E quel modo di ragionare e di fare e la storia che c'era dietro in tutto questo. E quindi, sin da ragazzo, sicuramente antifascista. Mio padre non era una persona politicizzata, nel senso non è stato un militante politico. Lui non lo è stato. Chiaramente votava a sinistra, non c'è ombra di dubbio. Anzi, se vogliamo dirlo, mi diceva lui che prima votava per il Partito Socialista e poi votava per il Partito Comunista, insomma. E lo trovo normale come percorso rispetto appunto all'esperienza che aveva fatto. Ma non era un militante, insomma. Quale sono io diventato, ma c'è sicuramente la spinta e quel tipo di esperienza mi ha condizionato in questo senso, senza alcun dubbio. Da quella parte non ci ho mai guardato, senza ombra di dubbio. Poi altri sono i fattori che ha inciso. E devo dire che questo patrimonio, però, sono molto contento, perché le tante volte che lui papà parlava della guerra, ogni volta erano un riscontro per me, no? Rispetto alla mia formazione, per capire che quelle sono idee inaccettabili, anzi, insomma, proprio da evitare, e che hanno prodotto un orrore, anzi, hanno prodotto la disumanità dell'uomo, perché quello che ha visto anche papà, come tutti gli altri che sono stati in guerra, è la disumanità, non è l'uomo. No, uno può avere idee diverse di qua, di là, non è quello il problema, però normalmente ci si comporta in maniera diversa. Pensare che ti impiccavano sulla ti uccidevano con la baionetta, che lanciavano magari bambini, si è fatto di tutto, e questo devo dire, credo con l'uomo non dovrebbe avere nulla a che fare. Poi con la nostra formazione cattolica e anche quella dei tedeschi, trovo una contraddizione tremenda, significa non conoscere la Bibbia, il Vangelo, non conoscere nulla, praticare tutta un'altra cosa. E mi ha stimolato papà a capire, e anche adesso, anche ora, perché nel fare questo mio libro, o comunque nel
diciamo, conoscere meglio quella storia, significato che ho comprato molti libri sull'argomento, quindi ho letto, ho cercato di discutere con altri soggetti che conoscessero queste cose e, come avete visto, mi sono anche confrontato con il professor Nardelli, con il quale non a caso abbiamo fatto libro insieme, perché il professor Nardelli, che è un consulente dell'ISUC, dell'Istituto di Storia Contemporanea, e ha fatto diverse pubblicazioni, in particolare sulle casermette di Colfiorito e sui montenegrini, i partigiani montenegrini che, no, stavano nei campi di concentramento in Italia, perché noi ne abbiamo avuti e tanti, e anche in Umbria, e che poi diciamo hanno lottato insieme ai nostri partigiani per la liberazione anche del nostro paese, perché noi abbiamo avuto non solo gli americani e gli inglesi, ma abbiamo avuto anche gli slavi che hanno combattuto con i nostri. E questo va ricordato, perché è un altro pezzo di storia che non si conosce, e siccome questi slavi stavano qui, stavano sopra Foligno, ma stavano sul Subasio, vuol dire, il comandante a cui è stata intestata la sezione dell'Ampi di Perugia era anche sul Monte Subasio, tanto per dirlo, però non lo sa nessuno, questo è un dato. È una memoria storica che va recuperata. Il libro cerca di contribuire a fare questo, insomma, a recuperare la memoria tramite l'esperienza diretta, avendola avuta in famiglia, questo ho raccontato, ma è similare, insomma, a quella di tutti gli altri. Ecco, socializzarla è un elemento determinante per far scattare anche in altre persone la molla per leggere, per studiare, per confrontarsi, per dibattere, per conoscere. Quello che cerco di fare. Luigino, posso dire una cosa dopo averti ascoltato attentamente a cuore aperto? Perché non si può fare altro che ascoltarti a cuore aperto e commuoversi di fronte a queste parole. Quello che credo, oltre a me, ci auguriamo tutti noi, è che il racconto della vita di Tullio, pur doloroso da raccontare, e della sua resistenza disarmata, questo è importante, rappresenti un monito per le nuove generazioni. Rappresenti una luce in quel buio del negazionismo storico che purtroppo sta martoriando questi anni, e ogni volta che lo fa, allo stesso tempo, al contempo, deturpa il valore della memoria. Noi ci auguriamo tanto, e qui entro anche un po' nel mio ruolo di insegnante, che i giovani sappiano essere costruttori di pace, possano essere testimoni loro stesso della memoria dei loro nonni e di chi la storia non solo l'ha fatta, ma l'ha vissuta dolorosamente sulla propria pelle, come tuo padre Tullio Ciotti e come tutti gli altri che nei lager o sono morti fisicamente o ne sono usciti, ma sono tornati cambiati per sempre, perché i sopravvissuti dicono di essere morti due volte, no? Morti dentro al lager e poi nel rientro a casa, perché molti di loro si sono sentiti anche, tra l'altro, ingiustamente salvati da quel destino, perché nei campi hanno lasciato molti dei loro amici e dei loro familiari. Quindi a volte è stato più duro sopravvivere piuttosto che morire. Io mi auguro questo, che i giovani sappiano raccogliere questo testimone e combattere contro il negazionismo storico che deturpa la memoria ogni giorno. Io ti abbraccio forte, Luigino, come me virtualmente lo fanno tutti gli altri lettori e lettrici del Circolo, e so bene che lo staranno facendo tutti coloro che oggi hanno voluto essere con noi nella giornata della memoria, che per il Circolo rimane uno degli appuntamenti più sentiti e più voluti. Così è stato, così è e così sarà anche i prossimi anni. Luigino, grazie di cuore. Di niente, ci mancherebbe, per me è un piacere, sicuramente deve essere un monito. Mio padre ha avuto la fortuna di tornare e grazie a questo ci sono anch'io, insomma, e mia sorella, che siamo il frutto del suo amore per mamma, ed è importante perché lui questa storia la raccontava. È andato anche in classe di mia figlia nel 1994 a Bastia Umbra a raccontarla ai ragazzi, che sono rimasti soddisfattissimi, quindi vuol dire che c'è la possibilità di lavorare in questa direzione. E se permettete, vorrei ricordare che ci sono anche due cose locali a Cannara: ci sono stati due morti uccisi dai tedeschi, e uno era un Ciotti, tra l'altro, non mio parente in senso stretto, con le mancio era un Ciotti. E poi c'è stata anche un'altra vittima della guerra, che in realtà è morto a Castelnuovo, era un Trombettoni Sergio, morto a Castelnuovo, ma era il nipote di Ciro, Giovanna sa chi è Ciro, insomma, quindi, ecco, per dire,
loro sono stati a Cannara e sono a Cannara, insomma, oggi, anche se la morte è avvenuta per lo scoppio di una bomba residuato bellico in quegli anni a Castelnuovo. Sì, un monito importante che spero che sia conosciuto, vissuto, praticato un po' da tutti. Incentiverei tutti a collaborare, a far conoscere le storie degli inni, non solo la storia di mio padre, è una delle tante. Io, come scrivo nel libro, mio padre non è un eroe, è uno che si è trovato nel turbinio della guerra e quindi nel vortice della guerra, come tanti altri, e purtroppo ha subito quello che ha subito, insomma, è stato lì operato, ma è stato malmenato. Lui racconta un episodio in cui nel giorno di Pasqua del 44, per andare a raccogliere delle bucce di patate, è stato malmenato con il fucile, 8 botte sullo sterno gli furono date da una guardia che non gli permetteva di mangiare lui dice le scorze delle patate. Io ho detto le bucce in italiano, ma insomma, le scorze delle patate. E mio padre, era talmente tanta la fame, perché ricordo questo particolare: mio padre è tornato che pesava 35 kg, ma la media dei prigionieri era 39 kg. Quindi credo che ognuno di voi è in grado di fare il confronto con l'oggi. E la domanda viene anche spontanea: come si poteva vivere pesando 35 kg? Un uomo adulto come mio padre, 1,74 m, un ragazzo di 20 anni, diventa difficile pensarlo. È riuscito a sopravvivere e questo gli ha dato una grande forza e ha saputo affrontare molto bene la vita, perché ovviamente quell'esperienza lo ha forgiato anche a lui e spero che forgi anche noi. Luigino, grazie davvero. Purtroppo siamo costretti a chiudere questo nostro appuntamento, che vorremmo che durasse ancora tantissimo. Così non può essere, ma torneremo a parlare di memoria attraverso le storie di tanti uomini comuni, piccoli eroi di tutti i giorni come tuo padre Tullio. Lo faremo senz'altro, e seguiranno anche altri appuntamenti voluti dal circolo di lettura, quindi invito anche tutti coloro che ci stanno seguendo a continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook, troverete lì tutte le informazioni sui prossimi incontri. Un abbraccio caldissimo, grande, affettuoso a Luigino da parte di tutti noi. Grazie per essere stato con noi a dar voce alla memoria oggi, Luigino. Grazie veramente di cuore a tutti voi, in particolare perché fatto in questo giorno, che è anche una grande gioia per papà, ovviamente per la medaglia d'onore che ha ricevuto. Grazie. Grazie davvero. Ai prossimi appuntamenti, allora. Ciao a tutti.